Paolo Nicolazzo, presidente della Proloco di Platania. Siamo qui per il Festival dell'Erranza e della Filoxenia, giunto alla sesta edizione per questo volo con le mongolfiere. Buonasera, sì, questa è la sesta edizione del Festival dell'Erranza e della Filoxenia, il secondo fine settimana, perché la scorsa settimana abbiamo iniziato con il venerdì con una presentazione del professor Teti, poi abbiamo continuato le attività con una degustazione di vini, Sentieri di Vini, giocando sul nome, presso la cantina Petrania, mentre domenica abbiamo realizzato il concerto per le fate sul Monte Reventino. Questa settimana abbiamo già ripreso scorso venerdì con la presentazione del libro di Francesco Bevilacqua, e oggi definiamolo l'evento clou, che è questo volo vincolato di questa meravigliosa mongolfiera qua dal campo sportivo di Platania, che ha incuriosito tantissimi appassionati, ma non solo. Infatti abbiamo fatto il sold out con le prenotazioni, abbiamo dovuto anche purtroppo dire di no. Abbiamo avuto qualche piccolo inconveniente perché è la prima edizione dove chiamiamo una mongolfiera, perciò abbiamo avuto qualche problema a livello climatico dovuto soprattutto al forte caldo, ma adesso le cose stanno andando ovviamente per il meglio, anzi benissimo, e la gente è molto soddisfatta. Domani concluderemo questo Festival delle Erranze e della Filoxenia di Platania con un'escursione naturalistica, dei giochi popolari, degli artisti da strada e un concerto di musica popolare nella serata. Questa sera non finirà con la mongolfiera, perché avremo anche uno spettacolo teatrale presso il Parco Culturale Letterario Felice Mastroianni. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le associazioni che hanno contribuito a questa edizione, a ringraziare Cantine Petrania che ci ha ospitato presso il giardino della cantina per gli eventi culturali, ovviamente l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Davide Esposito per l'aiuto che ci ha dato, e anche il presidente del Consiglio regionale, l'onorevole Mancuso, perché ha creduto in questo progetto e ha voluto dare un suo contributo. Cosa dire se non quello di essere molto contenti di questa edizione, che ha visto anche la presenza di persone che vengono al di fuori del territorio, non solo del territorio platanese ma anche del territorio lametino, ed è proprio questo il nostro spirito, quello di far conoscere le bellezze del nostro paese. Termino dicendovi semplicemente seguirci sui nostri canali social, e vi do appuntamento alla settima edizione del festival, che sicuramente faremo il prossimo anno. Grazie.